Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata morbida con fragole ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la crostata uova, zucchero semolato, vanillina, olio di semi, succo di limone, farina di tipo 00, lievito per dolci in polvere, per la farcia, ricotta, uova, zucchero a velo, vanillina e fragole tagliate a pezzetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, le uova, l'olio, il succo di limone e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il lievito e facciamo amalgamare per 1 minuto e mezzo a velocità 5. Il composto è pronto, mettiamo in una tortiera con stampa a cerniera, rivestito con carta da forno, imburrando i bordi. Estendiamolo bene sul fondo e sui bordi. Adesso modelliamo l'impasto spingendolo sul fondo e sui laterali, eventualmente ci aiutiamo con un po' d'acqua. Adesso passiamo a preparare la farcia. Mettiamo all'interno del boccale la ricotta, che deve essere ben sgocciolata. Le uova. Lo zucchero a velo. E la vanillina. Adesso facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 4. Composto è pronto, adesso trasferiamo le fragole in una ciotola più grande, versiamo il composto. E amalgamiamo le fragole al composto. Trasferiamo adesso il composto di fragole nello stampo. Adesso livelliamo un po' il composto di fragole.
inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa. La crostata morbida con fragole ricotta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata morbida alla fragola e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.